Ciao a tutti pagliacci e pagliacci, come state? Spero tutto bene, ben ritrovati qui da Omegozzo, che sono malato, attenzione, sì sono malato, tanto per cambiare, perché avevo detto che lasciavo YouTube, nel senso che facevo meno video quando mi andava. E ragazzi, siccome sono stato un po' assente in questi giorni per causa malattia, ho detto vabbè, facciamo un bel video oggi, così provo anche a riprendermi, perché non so se si sente anche dalla voce. Chi mi sente, mi conosce da tanto, sa che anche un po' la mia voce, non so, magari la sente un po' cambiata, non lo so, vabbè, è perché sono un po' accoppato. Tralasciando questo, ragazzi, se vi ricordate il video dove Ronaldo Junior era in pericolo perché It si pensa che sia tornato, questo video fa per voi un video molto molto bello che non si svolge nella realtà ma nella testa di Ronaldo Junior. Poi vi piace, iscrivetevi al canale e non dimenticate di seguirmi su Instagram, che trovate in descrizione. Vi basta cercare @RealAnthony per essere trovati dal sottoscritto alla fine del video. Quindi mi raccomando, Esghere vi aspetto. Allora ragazzi, voi non ci crederete, innanzitutto benvenuti in questo bello, bellissimo video con, al quanto sembra, al momento CR7. Già, perché se, ormai penso che chi è che non conosca Ronaldo Junior, conosciate anche la cameretta di Ronaldo Junior, no? E c'è una persona qui accanto a noi che, come vedete, quando c'è questa persona c'è qualcosa che non va. Infatti ragazzi, Ronaldo Junior è da stanotte, vediamo che ore sono precisamente, perché il dottore l'avevo chiamato, sono le 3, già, perché un'ora fa circa abbiamo chiamato il dottore perché è Ronaldo Junior, abbiamo sentito gridare e da allora non si sveglia più. Intanto qui c'è Giorgina che mi dice di non pensare al telefono, di pensare a Ronaldo Junior, perché ora vi spiego che cosa sta succedendo. Ronaldo Junior, ragazzi, ha iniziato a gridare e dorme, cioè non c'è modo e verso di svegliarlo. Il dottore pensa che Ronaldo Junior sia in coma perché gli ha fatto un'analisi. Aspetta, vediamo cosa dice. Ok ragazzi, il dottore ci sta dicendo che molto probabilmente Ronaldo Junior non si sa che cosa abbia, perché sembra che stia dormendo e non vuole dormire. Ma Ronaldo gli sta dicendo che non è normale questa cosa, infatti non è per niente normale, e ci sta chiedendo di portare Ronaldo Junior in ospedale se entro domani la cosa non si risolve. E Ronaldo sembra essere un po' molto agitato, ragazzi, in effetti, perché comunque non è una cosa per niente normale, perché l'ha visitato e sembra che proprio sia in coma, non si voglia successivamente svegliare. E anche il dottore in certi versi è preoccupato, vorrebbe portarlo subito in ospedale, ma comunque ragazzi, voglio dire, sono le 3 di notte, sì che per le emergenze non c'è mai orario 24 su 24. Ora, voglio dire, il dottore vada a riposarsi, grazie per essere venuto. E ragazzi, sto qui vicino a Ronaldo Junior, che cavolo vi devo dire, mi farò la notte in bianco con Giorgina, perché anche Giorgina, come vedete ragazzi, ci stavamo dormendo, si è messa le prime cose addosso, c'è ancora la vestaglia da notte, guardate voi, quella rossa. Ragazzi, penso che dovrei venire di più nella camera di Ronaldo Junior, perché non sapevo avesse questi poster poco sobri, donne mezze nude. Però vabbè ragazzi, si sa ormai com'è Ronaldo Junior, conoscete benissimo mio figlio, per cui è Sghere. Da Ronaldo passeremo a Ronaldo Junior e vedremo Ronaldo Junior che diavolo sta vivendo nei suoi incubi, sogni. Che cosa sta succedendo a Ronaldo Junior? Ronaldo Junior? Ragazzi, non ci credo. Penso che siamo entrati nella testa di Ronaldo Junior, stiamo vedendo quello che sta vivendo il piccolo Ronaldo Junior, e forse scopriamo il motivo per cui non si sveglia. Oddio, cos'è quella cosa che... Allora ragazzi, non so dove siamo, quindi ora entro nella parte così vi spiego anche meglio. Siamo in un'isola, Ronaldo Junior lo vedo totalmente spossato, cioè proprio totalmente perso solo da come cammina. C'è una cosa che si contorce, ragazzi, che diavolo è? Che schifo, è una persona senza corpo. Oh mamma. Ok, vorrei poter avere la torcia, ma essendo in un sogno, ragazzi, non ce l'abbiamo. Oddio, e guardate, è una persona che si sta contorcendo con una maschera. Cioè, sembra un maglia. Oddio, che schifo. Ok, ragazzi, devo cercare di andarmene di qua. Non ho la minima idea di dove siamo. Forse posso chiedere a quel signore. Signore? 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 Ok, ragazzi, questa cosa mi fa molta inquietudine. Non risponde nessuno. C'è un tizio, sembra essere Babbo Natale. Oh, lì ci sembra una sera. Lì c'è una persona, ragazzi. Andiamo a vedere se c'è qualcuno lì. Una persona senza mani. Oddio, si sta muovendo. Si sta muovendo. Oh mamma. Ok. Oddio, qui ce ne sta un'altra. Oddio, forse posso chiedere a questa. Mi scusi. Oddio, ragazzi, ci sono altri bambini sugli alberi. Ma che cavolo. Oh miseria, ladra.
Oddio, guardate questo, senza gambe, senza piedi. Oddio. Voglio entrare a vedere dentro questa casa, magari troviamo qualcosa. Vediamo che cazzo. Che miseria! Vado giù, buttati. Ma che cazzo. Scusate la parola, ragazzi, ma stavamo in un'isola, ci siamo ritrovati su una montagna. Ma che sta succedendo? Sembra essere una persona. C'è da fidarsi, è questo il problema. Oddio santo, ma che c'è dietro la schiena? Oh, wow, 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 wow. Ok, ragazzi, attenzione. Scusi, signora. Ma che sta facendo? Mi scusi, signora. Oh, Cristo. Oh, Cristo santo. Oddio. Oh, mamma, da dove esce sto fumo? Oh, porca miseria, ragazzi. Che diavolo. Ma che cazzo sta succedendo? Vi giuro, sono alquanto stupito quanto voi. Oh, ragazzi, viene del fumo da là, oltre che da qui. Ok, andiamo a vedere. No, forse Rontogino non è una buona idea andare a vedere. Oddio, che è questa? Oh mamma, ragazzi, mi stavo per dire, da quello che ho visto sembrava una signora morta. Oddio, chi è questa? E mette fumo. Oddio, ragazzi, oddio, sono cagato addosso. Cos'è sta cosa? Coltello, non riesco a colpirla. Guarda, ragazzi, non riesco a muovermi. Sembra che io sia. Oddio, ci ha sciottato. Mio, ma chi è sta vecchia pazza? Oddio, si sta oscurando tutto. Ok, quindi siamo svenuti e ci siamo ritrovati in una casa dove sento dei lamenti. Ma che cazzo, proviamo a uscire. Oddio, chi è questa? Oh, non è tuo, guarda che spavento. Oddio, devo provare a uscire. Da fuori c'è Hit. Oddio, che sta succedendo? Oddio, ragazzi, anche qui c'è del fumo. Non è possibile. Ma che sta succedendo? Dove sono? No, spostati, ma chi è questa, ragazzi? C'è manco una torcia. È buio, pesto. Oddio, sta andando a fuoco qualcosa. Oddio, ragazzi, anche qui c'è il fumo. Non mi piace questa situazione. Non mi piace per niente. Corri. Oddio, ma c'è una persona morta. Oddio, c'è una persona morta. Magari sto cercando di spaccare le travi. Aia. Guarda, giù, spacca la trave. Buttati. Oddio. Ragazzi, siamo usciti a uscire. No, attento. Ah, Hit è tornato. Hit, non ci credo. Oddio, chi è sto pazzo? Oddio, ragazzi, c'è un pazzo che sta andando a fuoco. Oh, che cazzo succede? Che caia. Sto andando a fuoco. Oddio, sto andando a fuoco. Un altro pazzo. Oddio, ragazzi, che sta succedendo? Ragazzi, se sono in un sogno, vi prego, svegliatemi. Non ci credo, ragazzi, di nuovo. Siamo svenuti di nuovo. Cioè, sembra che quando succede così, stiamo svenendo. Siamo nella nostra cameretta. Sì, questo è il nostro letto, ragazzi. Lo riconosco, è la nostra stanza. Oddio, cos'era quel rumore? Forse sono la mamma e il papà che giustamente, ragazzi, sono venuti a vedere come sto. Mamma, papà. Oh, Cristo santo. Oddio. Ragazzi, la mia camera è invasa di pagliacci. Scappa, Rondo Junior. Alzati. Aiuto. Aiuto, oddio, che da... Ragazzi, la mia stanza è intassata di pagliaccio. Oddio, ragazzi, stanno sotterrando Ronaldo Junior. L'hanno sotterrato, oddio. Ragazzi, non ho la minima idea di dove ci troviamo. Sento solo io che ho le cuffie. Oddio, c'è la torcia. Oh, c'è la torcia, ragazzi. Che cazzo. Oh mio Dio. Ma dove? Basta, mi sto cagando addosso. Oddio, cos'è? Ok, ragazzi, devo cercare di scappa. Cosa c'è? Sono da destra. No, ragazzi, non è possibile. Sono chiuso. Potrei andare di là. Ma mi ispira molta poca fiducia quel posto. Potrei andare di là. Ok, ragazzi, sento che sto per impazzire. Sto per impazzire, ve lo giuro. Se non mi sveglio da questo incubo, giuro che sto per impazzire. Cosa volete da me? Sto volendo dal povero Ronaldo Junior, ragazzi, sto per impazzire. Dicevo, Ronaldo Junior sta seriamente per impazzire, ragazzi. Guardate, inquietudine, che cosa volete da me? Basta, io me ne vado, basta. Scappa, Ronaldo Junior, scappa. Oddio, sembra un tunnel infinito senza uscita. Ma che cazzo?
Oddio ragazzi, non so che cosa sta succedendo. Ronaldo Junior sta correndo nel vuoto. Non so che cosa sta succedendo. Sembra che stiamo correndo nel vuoto per andare chissà dove. Ma che... Ok ragazzi, sembra che povero Ronaldo Junior sia finito in un loop mentale di quelli pazzeschi. C'è cosa importantissima, piazzatelo. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi episodi e commentate tutti quanti che state vedendo il video, quindi non fate i bricchini che non commentate. Commentate come vorreste che andasse a finire il video, quindi mi raccomando, scrivetemi tutto nei commenti. Intanto qui Ronaldo Junior continua a correre imperterrito per andare chissà dove. Ragazzi, prima che finisce il video voglio salutare gli ultimi di voi. Voglio salutare Franceporcu07, Gennaro07, Samudangelo6410, Bertoni Oliviero e Cri Tarricone. Questi ragazzi sono i 5 poverini che abbiamo salutato. Quindi se anche voi potete essere salutati, mi raccomando, in Instagram qui in descrizione, venitemi a seguire, mettete mi piace, mi raccomando fatelo, così vi posso salutare alla fine del video. Quindi sapete che ci tengo in particolar modo, passateci e sghiere, se no Ronaldo Junior ragazzi si incazza, lo sapete com'è. Bene, detto questo ragazzi, fatemi sapere nei commenti come deve finire quest'incubo in cui sta vivendo Ronaldo Junior. Per questo video è tutto ragazzi, grazie per essere stati con me anche quest'oggi, vi ringrazio tutti per la visione e noi ci becchiamo ad un prossimo video. E sghere per tutti.